Una partita secca, sono sempre difficili, su un campo difficile, però molto bene. 3-0 nettissimo, una gara mai in discussione minimamente. Beh, non era una partita facile, perché le partite non sono mai facili all'inizio e siamo stati bravi a fare un bel primo tempo con l'atteggiamento giusto in cui abbiamo creato le occasioni dove avremmo potuto fare meglio e abbiamo iniziato il secondo tempo come avevo chiesto, cioè con un grande ritmo, grande aggressività per poter fare i gol che meritavamo di fare e quindi sono contento della partita che abbiamo fatto. Una degna conclusione 2015 con successo contro il Genoa, una buonissima riapertura, questione di mentalità. Avete lavorato tanto e che lavoro avete fatto in queste settimane? Ma lavoriamo sempre tanto perché con i ragazzi abbiamo tanta voglia di voler migliorare e di voler fare qualcosa di bello perché le qualità ci sono per fare qualcosa di bello. Però alla base delle qualità, come dico sempre, c'è bisogno di mettere sul campo l'atteggiamento giusto e oggi l'abbiamo fatto e si è visto. Como, Sampdoria, Spezia, adesso Genoa. Ora però si comincia a giocare con i turni doppi, sperando di arrivare in finale. Doppia sfida con la Fiorentina. La Juve l'ha già battuta 1-0 a Vinovo, gol di Pozzebon. Che gara sarà? Ma sarà una gara difficile contro una squadra forte, ma dico sempre ai ragazzi che quello dobbiamo aspirare a quello, a giocare partite importanti, partite con squadre forti, perché abbiamo le qualità per poterle affrontare e per poterle superare. E quindi siamo contenti di questa semifinale, vogliamo tanto fare la finale, vogliamo tanto vincere qualcosina di bello perché le qualità per vincere le abbiamo e ci vogliamo provare. Se partiamo da quel Juventus Modena di inizio settembre, qual è la cosa che colpisce maggiormente, che le colpisce maggiormente come crescita esponenziale? C'è cioè la cosa dove dice sì, la mia squadra è cresciuta molto in questo. Ma stiamo migliorando su tante cose, ancora commettiamo degli errori e li commetteremo. Dobbiamo essere bravi a far tesoro delle esperienze, perché in passato, insomma, dopo aver fatto delle belle partite, a volte abbiamo peccato di presunzione. Abbiamo avuto anche tantissime partite. Ora abbiamo le settimane un po' più cadenzate, diciamo, giochiamo il fine settimana, abbiamo tempo per prepararle bene, abbiamo tempo per recuperare e quindi alla base ci deve essere l'atteggiamento della squadra vero, di una partita vera. E poi insomma le qualità per poter disputare le partite come oggi le abbiamo. Mister, oggi grande prova di Zappa. Zappa è diventato terzino quando è arrivato alla Juve. È stato preso in quell'ottica o è una sua intuizione? Non ci sono grandi intuizioni, sono dei ragazzi che hanno delle qualità, dico sempre che indipendentemente dai ruoli, perché sono ragazzi che hanno 17, 16, 18 anni, quindi non sono dei ruoli definitivi, né questi che stiamo proponendo noi e quindi non si saprà cosa incontrare nel loro percorso. Sicuramente ha fatto una bella partita lui, come l'hanno fatto tanti altri, e sono contento di quello che sta proponendo lui in quel ruolo. A proposito del gruppo, lei, qualunque giocatore mette, continua a rispondere bene. Questo è sintomo di un grande lavoro, di una grande unione e di una forza della squadra che va anche oltre i valori tecnici. Cioè, c'è davvero un gran bel gruppo che permette di andare oltre le assenze, oltre le difficoltà. Questa è una delle cose belle di cui parlavamo prima, di cui non abbiamo parlato prima, è una cosa che mi piace tantissimo, forse la cosa che mi piace di più, il fatto che c'è grande disponibilità da parte di tutti e grande voglia di rendersi protagonisti con il compagno e per il compagno, che è la cosa più importante in uno sport di squadra. Una domanda che esula un pochino da questa partita, Di Massimo e Canutei si stanno allenando con la Primavera, due parole su di loro insomma. Ma credo Frank si sta allenando con noi, con te, ma insomma credo che i tempi siano molto lunghi, non so di preciso quali siano. E adesso pensavo di averlo a disposizione anche per la partita di oggi, invece poi all'ultimo ho scoperto che non c'era e credo che dalla prossima sarà a disposizione. E è già un po' che si allena con noi, è un ragazzo che ha qualità, come hanno qualità tutti i compagni, e che quindi mi auguro possa dimostrarle il prima possibile. La rosa è lunga, secondo lei c'è bisogno di qualche innesto in questo mercato oppure secondo lei va benissimo così? Ma no, non interessa tanto quello. Siamo un gruppo che ha qualità, che ha tanti giocatori. Non so se qualcuno arriverà, non so se qualcuno andrà via. In ogni caso dovremo essere bravi a fare sempre il massimo come stiamo facendo in questo momento. Grazie mille.